Il mondo cambia pelle e da questo interrogativo che ha preso avvio il 23° rapporto sull'economia globale e l'Italia, curato dal Centro Einaudi e sostenuto da UbiBanca. Il rapporto è stato presentato all'interno della Casa Museo di Ivan Bruschi di Arezzo. Ha più cambiato pelle sotto il profilo della politica e della percezione della politica che in campo economico. La globalizzazione sta frenando, ma non è una crisi dell'economia globale vera e propria. Mi spiego. Io compro un frigorifero cinese e quindi la globalizzazione va avanti. A un certo punto gli scambi fra paesi si fermano perché si è scambiato lo scambiabile. Quindi se la crescita globale rallenta non è una vera crisi, che si passa al mondo dei servizi. Quindi questo è, diciamo, il quadro. È più fosco sotto il profilo politico della democrazia di quanto non sia in campo economico. Al centro dello studio i trend macroeconomici e le dinamiche geopolitiche degli ultimi 12 mesi. Quello che interessa di più è che cosa poi questi trend possono generare sui nostri territori, capire da questi nostri territori per farli evolvere sempre più. Un focus è stato poi dedicato al tema del lavoro. Su 60 milioni di persone che vivono in Italia, 23 lavorano e 37 no. Di questi 23 milioni di italiani che lavorano, lavorano in aziende nane fino a 10 dipendenti. Se le imprese si accorpassero, cosa avremmo? La possibilità di pagare di più chi lavora. Questi che pagano, sono pagati di più, pagherebbero più imposte, farebbero più versamenti all'INPS e man mano si rimetterebbe tutto quanto in circolo. Quindi il problema, in due parole, è che in Italia c'è un eccesso di piccole imprese.